Summer Village con gli animatori che quando arrivi la mattina, stanno accogliendo Tina la gattina. Come stai? Attenzione Tina, sotto l'ombrellone quando scotta il sole. Finalmente Teo ha trovato la gatta giusta. Ti accompagna in Tina e Teo. Eccoli qua. Qui siamo tutti amici. L'applauso della Piazza della Libertà. Forza per questi ragazzi straordinari. Pieni di gioia della festa, pieni di quella che è la nostra storia gattiomare. Allora, vediamo di organizzare già lo stadio, perché stasera ci vuole lo stadio. Da questa parte voi siete la gradinata, l'applauso della gradinata. Di fronte alla tribuna, l'applauso della tribuna. Adesso vado da questa parte, perché da questa parte ci sono gli ultras. L'applauso degli ultras. Hai visto che belli i gatti? Tina la gattina, Teo il gatto di Gatteo. Allora, abbiamo due canzoni, ma stasera diamo la precedenza a Teo. Domani sera faremo ascoltare l'altra canzone per Tina la gattina. Gradinata! Tribuna! Ultras! Salutiamo alla regia Antonio Padanè, Antonino Angelino, puoi anche dire qualcosa se vuoi. Antonio, vuoi salutare tutti? No. Salutiamo Fulvio Bertolini alla regia, Icaro TV e Telereggio. Dino alla ripresa, a spalla una volta era, invece questo è a braccio. Come cambiano i tempi, eh? Quando avevi la telecamera sulla spalla, che pesava. Adesso tutto leggero. Salutiamo anche Gianni, altro personaggio che segue Gatteomare con le sue riprese dalla prima edizione. Prima edizione che, se ricordate, o se non lo ricordate ve lo dico io, è arrivata nel 2007, 18 anni fa. Chi c'era 18 anni fa? Beh, ne ha cambiato il pubblico. Eccoli qua i nostri animatori, grandissimo entusiasmo per questi ragazzi che domattina iniziano le attività. So che da poco che vi state entrando in formazione completa, in organico completo, anzi chiamo un attimo Stefano. Stefano, se ci sei, che mi raggiungi mentre Tina e Teo, se riescono a sono due gatti che mangiano, come vedi sono abbastanza belli. Stefano, ci sei? Eccolo qua Stefano. Stefano, eccomi qua, buonasera a tutti di nuovo. Eccolo qua Stefano, domattina cosa succede? Domattina? Allora, domattina vi aspettiamo in spiaggia, ovviamente con l'attività di risveglio muscolare, faremo anche un po' di ballo, perché qui stasera si ascolta bella musica, ma domani mattina si potrà anche ballare in spiaggia, sul sabbione. Guarda che si balla da quella parte, c'è la pista. Esatto, sì, c'è la pista, è vero, perché sennò i ballerini di là si offendono anche, vero. Abbiamo anche una bellissima pista. Bellissima, illuminata, e questa sera abbiamo anche ritoccato l'audio che ieri sera non ci aspettavamo la tantissima gente che aveva coperto la cassa. Stasera abbiamo la cassa audio, stasera abbiamo rimediato. E per gli sportivi abbiamo anche diverse attività, quindi domani mattina abbiamo anche un bel torneo in spiaggia. Quindi sapete dove trovarci, in spiaggia Gatteomare, e l'organico si sta formando giorno dopo giorno e vi aspettiamo. Va bene? Quindi in organico completo sarete quando? Saremo verso la fine di giugno, la seconda metà di giugno, con ben 25 ragazzi pronti a farvi divertire, a farvi passare una bella vacanza qui a Gatteomare. Eh sì, perché sono ancora le scuole, esatto, ci sono ancora tutte le cose. Bene. Inizieranno tutte le attività per bambini, appunto per tutte le famiglie, dalla settimana prossima. Bene, questa una buona serata. È la settimana del liscio, e quindi è per noi un po' più in là con gli anni, diciamo. No, per carità. Una buona serata a tutti. Allora, adesso do il via alla serata con un artista che io, a cui sono molto affezionato, perché è legato al territorio, è un forlivese doc, canta la tradizione, la musica alla sua maniera, in un modo molto personale, è sempre stato presente qui fin dalle prime edizioni, Frank David.
David apre questa serata. Sì. Ieri sera a Matteo Trantino aveva iniziato con la sua presentazione di novità, ed è Frank che adesso ci fa ascoltare quella che è una sua novità discografica. Quindi Mamma mia, guarda che emozione. Io voglio davvero ringraziarti con tutto il cuore di avermi invitato anche quest'anno, e sono felice davvero. Voglio salutare tutti gli amici, fans, tutti i locali d'Italia presenti qui questa sera, e a loro voglio dedicare questa che è una novità, è un nuovo singolo che uscirà brevissimo, a breve anche il video. È un brano che sarà inserito nel nuovo lavoro discografico e spero che vi piaccia, è l'anteprima assoluta, quindi davvero sono felice di farlo qui questa sera. L'apertura è per questo, è un'anteprima. Non è colpa mia! Frank Davis! Musica, vai! Sulle mani al cielo! Vai! Sì! Fatemi vedere le mani, ragazzi! Su, 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 su! Vai! Grandi! Faccio i conti col passato, anche se tutto è finito. Non ho visto mai il pericolo in questo nostro gioco. Ma che cosa vuoi che dica? È una sfida alla mia vita. E non voglio più guardare indietro. Com'è facile sbagliare quando tutto sembra a posto. Dove sono quei momenti che con te farei di tutto? Troppo forte questa voglia, la mia anima si spoglia per stare ad occhi chiusi ad aspettare. Mentirò, lascerò tra le pieghe del tempo. No, no più, non è colpa mia, brucia sulla pelle questa inutile follia. Di un passato che non tornerà, labirinti di risposte che non ho, perché adesso ormai vivo solamente nel ricordo che ho di noi, lacrime nascoste poi gettate via, restano soltanto pagine. Le mani vanno su da sole, fatemi sentire l'urlo della piazza, più forte! Non è colpa mia, la nostra novità. Se vuoi tornare indietro per giocare la partita, di nuovo come se per te non fosse mai finita. Non pensare che sia giusto, forse ancora troppo presto, e svanisce nel silenzio ogni rumore. Mentirai fino a quando la notte avrà tempo. Mani nel fango, ma non è colpa, non è colpa mia, brucia sulla pelle questa inutile follia. Schegge di un passato che non tornerà, labirinti di risposte che non ho, perché adesso ormai vivo solamente nel ricordo che ho di noi, lacrime nascoste poi gettate via, restano soltanto pagine. Non è colpa mia. Vi è piaciuta, ragazzi? Frank David, che bella botta, bella, bella, un bel sound, bene, bene. Mi è sfuggita una parola. Chiamo un attimo l'orchestra, così certo, intanto certo. Ci organizziamo, mentre poi dici le altre due cose che devi dire. Io, col vostro applauso, invito l'orchestra della Settimana del Liscio sul palco con Pier Martinetti, Davide Castagno, Giuseppe Zaghini, Roberto Morganti, Fabio Barbero. Sempre Emanuele Bertaggia, vedete, attivo e pronto a qualsiasi inserimento di esigenza tecnica e non solo. Sono una grande squadra, davvero un grande applauso fortissimo. Adesso facciamo una bella cover. Sì. E qui è davvero insieme abbiamo deciso di fare questa canzone perché vorremmo coinvolgervi. Cantarla insieme a noi, ai ragazzi dell'orchestra, è una canzone che non ha bisogno di presentazioni. Vai. E parte così, musica.
orchestra. Sulle mani, destra e sinistra, al cielo, tutte, 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 dai. E adesso andate via. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti te, me che fino a ieri credevo fossi un re. Gatteo! Del re l'amore, quando si passe, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Gatteo! Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, sopperbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Perdere l'amore, maledetta sera, che raccoglie i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Perdere l'amore. Frank David da Forlì. Mamma mia, che emozione. Mamma mia, che grazie. A te. Mamma mia, io voglio, posso dire questa cosa, certo, al volo veloce. Il 4 di luglio vi aspetto con i miei ragazzi in piazza Cavour Rimini, ci sarà anche la TV Icaro TV in diretta per i 70 anni di Romagna Mia. Il 4 di luglio, grande serata speciale con la nostra orchestra, non potete mancare, ok? Noi ci vedremo dopo, ok? Ci vediamo dopo per il grazie finale. Di cuore per il gran finale, grazie di uomo, ciao. Ciao, ciao, ciao Frank. Allora, sul palco adesso un sassofonista
che conosciamo noi musicisti da tantissimi anni e lo conoscete anche voi, si chiama Marcello Grossi. Marcello Grossi è attualmente nella formazione di Daniela Cavanna. Marcello, per me è bellissimo averti qua in una serata dove tutto quello che succederà da adesso in avanti sarà un po' legato a questo strumento, al sax, e a come il sax è, come dire, interpretato e vissuto da un grande artista, un grande musicista che è Fiorenzo Tassinari. E qui vorrei il vostro applauso, perché Fiorenzo tra un po' verrà in mezzo a noi e ci sarà un momento particolare, perché tengo molto a questa serata, perché ritengo Fiorenzo assolutamente il miglior sassofonista non solo del panorama musicale della musica da ballo, ma anche nazionale. E lo dico non da Moreno, ma lo dico su fatti concreti di musicisti che lo ritengono così, cioè di quel livello. Poi è una persona modesta, è cioè, potrebbe veramente essere il sassofonista dalla voce grossa, invece veramente è un ragazzo straordinario e semplice in totalità. E allora, cosa gli regaliamo a Fiorenzo? Allora, ha trovato questo brano che si intitola La Rullata. Che non ho mai suonato. Bellissimo, questo mi piace. L'unica mazurka che non ha mai suonato, ed è una mazurka che noi abbiamo realizzato io e Fiorenzo pensando al batterista, perché insomma diventano protagonisti tutti, o il basso perché fa un passaggio, o il pianoforte, ma la batteria che è quella che regge il ballo. Quindi La Rullata, che è una caratteristica dello strumento, si inserisce in questa mazurka e diventa una mazurka per sax e batteria. La Rullata. Però, allora, ma hai lasciato un po' il gusto così, voglio ascoltarti ancora. Ne facciamo un'altra? Facciamo, cosa vuoi fare? Scatenata, scatenata, dai, scatenata. Batti 4. Batto 4.
Marcello, è arrivato anche Fabio. A lei, Fabio Barbero. Comincia a scaldare la Piazza della Libertà. L'applauso della gradinata. Tribuna Ultras. Marcello Grossi, straordinario sassofonista. Io so che stasera c'è anche Daniela Cavanna che si esibirà dopodomani, giovedì, perché comincio già a avere i giorni che si spostano. Serata in omaggio, attenzione ragazzi, sarà una giornata straordinaria perché ci sarà un omaggio ad Engel Gualdi nel centenario della sua nascita con Vincenzo Serra e con tante canzoni di quello stile, quello swing che appunto in occasione di questo, di questa ricorrenza incontrerà il Liscio. Quindi aspettiamo Daniela giovedì, quindi giovedì. No, volevo intanto ringraziarti Moreno perché l'invito che mi hai dato è qualcosa di impagabile, perché per un sassofonista suonare brani di Fiorenzo Tassinari per me è sempre stato un punto di riferimento. Quindi grazie ancora, perché, grazie all'orchestra e quindi grazie ancora Moreno, mi hai fatto fare un salto quantico indietro nel tempo di 20 anni. Guarda, avverto la tua emozione e poi ricordo anche tuo padre, insomma, che quando ti portava a sentire l'orchestra sempre in prima fila, eravamo molto più giovani, ma molto bello essere qui così con te, bellissimo, bene, grande, ciao Marcello, ciao, 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 ciao. E adesso ragazzi cominciamo, come dire, a entrare veramente in un fatto emotivo significativo, perché Andrea Marangoni sul palco con il suo sax. Andrea Marangoni, che è
il sassofonista, il cofondatore, uno dei personaggi principali dell'orchestra, Rossella Ferrari e Casanova, un artista che nel suo stile, insomma, ha sempre creato innovazione, idea, insieme al suo partner musicale Ray, che non lo vedo qui ma lo porteremo dopo al pianoforte, lo andiamo a beccare. Allora, io vorrei che fosse accolto con la Piazza della Libertà che conosciamo, Andrea Marangoni, che con Fiorenzo, con me, insomma, negli anni ha sempre avuto un contatto continuo e una stima reciproca assoluta, e vedo che hai portato una cosa anche recente che vi vede coinvolti, perché sei parte di una produzione legata a questo brano che si intitola Amazzonia, e quindi nel tuo stile con l'orchestra della settimana del Liscio, a te la piazza e l'esecuzione. Thank you.
Andrea, è bellissimo sentire il suono proprio di un sax che la può veramente raccontare questa passione legata alla musica da ballo e anche il modo che avete voi di interpretare questo genere musicale. Te lo dico giusto per come dire, accentuare ancora di più questa cosa che voi dell'orchestra Casanova fate. Avete riempito immediatamente la pista, là. Cioè, buttavo l'occhio e subito è arrivato il momento proprio dell'aggregazione del ballo. Questo è molto bello. Come vedi ho messo un microfono, perché tu fai parte di quella generazione, insomma, che è un po' vicina anche alla nostra, e con Fiorenzo ha vissuto dei momenti bellissimi parecchi anni fa. E a questo punto il nostro desiderio, sia mio che di Fiorenzo, è quello di ascoltare un duetto assieme a Fiorenzo Tassinari. Eccoli qua, mi sposto, perché veramente è una cosa che per me che mi emoziona, perché pensavo ad una serata di questo tipo, ma più andiamo avanti e più mi accorgo che a livello emotivo diventa importante, e quindi musica ci salva in tutti i sensi. Fiorenzo Tassinari con Talita, che è una di quelle mazurche legate anche a una scelta nel titolo importante, perché Talita è tua figlia. Sì. E quindi è meglio suonare. Fiorenzo Tassinari, Andrea Marangoni. Vi ho lasciato perché non potevo resistere. Complimenti ragazzi. Adesso guarda, io e te ce ne andiamo, perché poi la nostra serata, perché io e Fiorenzo abbiamo sempre fatto le cose al plurale, nel senso che io parlavo e lui suonava quando c'era da fare bella figura, quando c'era insomma da fare... Adesso che non faccio più bella figura è meglio che parli. Allora, io e te ce ne andiamo. Allora, dimmi. Vorrei innanzitutto buonasera a voi e benvenuti a Gatteo Mare. Ma volevo ricordare che Andrea Marangoni, che è qua, ci siamo conosciuti
50 anni fa? Quasi. Io avevo 16 anni, ero a Conavero Romagna e lui abitava vicino a Porto Tolle, a Adria? Ariano Polesi. E lui aveva 8-9 anni, sì lo so, il tempo è breve, dobbiamo andare. E quindi è un'amicizia che dura da una vita. A più tardi, grazie. Grazie Fiorenzo, Andrea Marangoni. Ecco, andate voi insieme. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, serata sarà veramente importante, continuamente piena di anche di improvvisazione. Però una cosa che non è improvvisata è questa che sta per succedere, perché arriva al centro del palco Rossella Ferrari, la signora della musica da ballo. Arrivo, buonasera, buonasera, oh. Ciao ragazzi, bentrovati. Buonasera Gatteo, buonasera, voglio sentire il calore di questa bellissima piazza. Che meraviglia. Allora Rossella, ti lascio il palco, a te la presentazione. Sono felice di aver ritrovato tanti amici questa sera, perché Gatteo è un punto di riferimento, visto di tante persone che arrivano da tante regioni d'Italia, ragazzi, tutti qua questa sera, quindi mi fa molto piacere avervi ritrovati. Grazie Moreno, grazie ragazzi. Allora dai, una canzone, fate pure l'applauso, che a me piace l'applauso, È la nostra linfa vitale, ragazzi. Dai, le nostre canzoni, allora non posso non farvi ascoltare e magari cantare insieme a me la nostra Ubriaca di te, dedicatissima a tutti voi, soprattutto alle signore, alle mie donne, che so che amano questa canzone. Dai, voglio sentire le vostre voci. Ciao. Sarà quest'arca leggera, sarà la luna di sera, il mare, le onde, gli scogli, mi abbracci e pian piano mi spogli, il vino, il tuo complice amico, ti voglio ma non te lo dico, mi stringi al tuo cuore bandito e intanto è caduto il vestito. Sono qui, ubriaca di te. Dai, tra le tue braccia mi sento protetta, mi sento perfetta così. Sono qui, ubriaca di te. Fammi quello che vuoi, fammi quello che sai. Estate, saranno le nostre risate e il falò sulla spiaggia di notte, ma ripenso alle mie prime cotte e l'alba cancella la luna, di stelle ce n'è solo una, il mare è una tavola blu ed io ti sento di più insieme, vai! Fammi quello che sai, amore.
straordinario questo applauso. Meravigliosa. Bellissimi, grazie amici. Sei grazie. Meravigliosa. Grazie Moreno, un complimento fatto da te vale 100 volte di più. Grazie. No, è vero, grazie. Allora, adesso io ti chiamo qui al tuo fianco. Ancora Andrea Marangoni, perché so che è lì, anche se senza sax, però so che ha una bella voce. Sì, alla Franco dei ricchi e poveri. Bellissimo, quindi sarà utilissimo. Ecco, è già arrivato, quindi posizionati. Poi al pianoforte, con grande gioia, chiamo Ray Giardini, l'altro Casanova. Ecco l'altro Casanova, diamo un applauso. Eccomi qua. Perché me l'hanno chiesto prima, ma ci sono i tuoi Casanova? Sì, qualcuno c'è, qualcuno mi ha accompagnato. Dovete sapere che questo è un sodalizio veramente straordinario, perché ad avere la fortuna di una grande interprete come sei tu, con alle spalle degli arrangiatori, dei musicisti come Andrea, come Ray, e come i collaboratori che con loro realizzano le vostre canzoni, insomma, tu sarai, diciamo, la punta di diamante, ma hai veramente una formazione, tu fai i gol, ma la squadra gioca per te, e quindi... Grazie Moreno, grazie, detto da te, ripeto, vale tantissimo, grazie. Allora, onore. Io porto adesso qui sul palco anche Alessia Dal Cielo. Ciao a tutti! Al mio fianco, qua. Azzardo, c'è la mia chitarra attaccata? Azzardo perché? Grande Moreno. Perché non so se è accordata. E quindi, piccolo particolare che può avere, la sua importanza. Se è scordata, la tengo spenta. Scordiamoci, se è scordata, scordiamoci. No, la canzone merita tutta l'attenzione, ma devo essere sicuro che sia tutto a posto. La canzone si intitola Tradizioni. Ed è una delle più belle del nostro repertorio, del repertorio Casadei, chiamiamolo così, no? Però questa sera eseguirla insieme a voi è una cosa per me importantissima, perché unisce due pensieri di fare musica da ballo. Quello che arriva dal Veneto, che arriva da una cultura vostra, da un modo vostro di fare ballo, e dalla Romagna. È per la prima volta che siamo insieme. Sì, abbiamo così improvvisato. E quindi proviamo. Tradizione. Proviamo la chitarra. È perfetta. Canta il vecchio Po, brilla una stella, Valpadana, sei nel mio cuore. Anche se c'è nebbia in Valpadana, c'è sempre una coppia ballerina. Lei fra le sue braccia si abbandona, note di un tango argentino. Ricordo un giorno lontano, sento il profumo del fieno, il sapore del vino e l'odore del grano. Valpadana, c'è sempre una coppia ballerina, lei fra le sue braccia s'abbandona, note di un tango argentino, ricordo un giorno lontano, sento il profumo del fieno, il sapore del vino, l'odore del grano. Valpadana, come sei bella.
gente va padana, sei nel mio cuore. Rossella, adesso tutta l'orchestra. Grazie. Ma che bello, ma che onore. Speriamo di ritrovarci in altre occasioni, perché come dire, gli obiettivi e i sogni che abbiamo qui a Gatteo sono tanti e speriamo di poterli esaudire, perché dietro a questi sogni c'è tutto un mondo legato alle orchestre e alla gente che ama questa musica. E che dobbiamo sostenere. Sognare fa bene e ci fa continuare a pensare che quello che stiamo facendo fin da ragazzini è una cosa molto bella e siamo fortunati. Quindi viva, viva! Viva, viva, la musica! Viva la musica! Rossella Ferrari, grazie, è grazie casa nostra. Grazie a tutti voi, grazie all'orchestra, grazie Moreno, grazie di cuore. Allora, adesso chiamo sul palco, prima di far arrivare Fiorenzo, Marco Tagliavini. Allora, Marco Tagliavini è un grande interprete del liscio, della tradizione. Io lo definisco veramente uno dei pochi, se non l'unico, ad avere una conoscenza molto precisa di quello che è il repertorio della musica folcloristica. Non a caso lui ha una formazione che avremo qui a Gatteo in settembre, il 17 di settembre, una formazione che ci darà la possibilità di ascoltare cose che è difficile anche ascoltare nei locali da ballo, un po' più insolite, sempre legate alla tradizione. E quindi anche questa sera, Marco, con il consenso di Fiorenzo, perché su questo brano anch'io ero molto, molto, molto deciso nel farlo suonare a Fiorenzo. L'avevo pensato perché fosse lui a suonarlo, però avete parlato, avete deciso voi, ti ha dato il via lui e quindi io sono felice ugualmente, anzi è un gesto molto bello da parte sua. So che ci sono dei motivi, quando si fanno queste scelte ci sono dei motivi che io condivido in ogni caso senza neanche saperli. Il brano si intitola Il cielo piange ed è veramente un grande, grande, grande assolo scritto da Fiorenzo Tassinari ai tempi delle ali dorate. 1984 è la dimostrazione di come conosce Marco il liscio e la tradizione. A te, Marco. Thank you.
Tagliavini. Grazie. Mi hai fatto emozionare, anche Fiorenzo era emozionato ad ascoltarti. Il brano è un assoluto capolavoro, non stiamo a dire perché è stato scritto, perché è un motivo abbastanza triste, appunto viene fuori la tristezza in questo motivo che secondo me è incredibile. Vidi Fiorenzo la prima volta nel 1984, era il 29 febbraio 84, e salirono questi musicisti con questa tuta, con questi stivaletti, sembrava che venissero da Marte. E il gruppo si chiamava? Le Giovani Ali Dorate, partirono con questo brano e io rimasi così. Non capii più niente e dopo poi ho capito perché. Marco Tagliavini. Dai, resta qua. Grazie a tutti. Per il finale, resta qui. Lascia pure qui il microfono perché adesso questo spazio con vostro grande applauso e la vostra grande accoglienza, quello spazio lì adesso viene riempito da Fiorenzo Tassinari. Proprio qui. Fio, devi venire qua, no, devi venire qua, vieni vicino. Io so che Fiorenzo adesso mi fa... Ale, smettiamo di parlare, c'è qualcuno che vuole parlare al mio posto, perché fa così dopo non parlo neanch'io. Allora, cosa facciamo Fio oggi? Mettiamo le carte? Facciamo una briscola? Forse è meglio, perché più passano gli anni più ci si emoziona, vero? Lo so. Chi ha le carte? Oh, sono molto felice di questa serata, veramente ho la gioia, l'energia, che è come se mi fossi appena alzato con la voglia di andare a correre per scaricare tutta l'energia che ho nel vedere te, nel sentire te e nel vedere questa gente così entusiasta. E adesso uno di quei valzer che mi appartengono in una maniera particolare, perché quando Fiorenzo mi ha portato questa melodia a casa io in un primo momento non ci ho capito niente, perché sentivo questa cosa che girava e io dovevo entrare arrangiando il pezzo in quello che voleva lui, dovevo entrare nel suo pensiero, e mi ricordo che feci tutto ci vuole un po' di tempo, e quando gli mandai l'arrangiamento però Fiorenzo mi disse delle cose molto belle. Era quello. Allora sai, c'è una grande soddisfazione, adesso sentite il valzer. Poi dopo con Pier Martinetti in sala d'incisione, con i musicisti a fare gli archi, insomma tutto quanto. Però io ho fatto veramente quello che voleva lui in un valzer straordinario che ha segnato anche un modo diverso di scrittura da quegli anni. Era il 1992, 93 forse più o meno quegli anni, 92. E il brano si intitolava e si intitola Opera, Fiorenzo Tassinari.
Fiorenzo Tassinari. Wow, wow. Grande Fio. Allora, c'è una cosa che adesso, perché quando si fanno questi pezzi veramente segnano un'epoca, e c'è stato un altro brano che ha segnato una svolta proprio anche nel modo di ballare e nel modo di scrivere anche lì, ed è stato Sottovoce. Sottovoce era una Begin come stile, mi sembra, no? Come l'avevamo fatta? Una bossa nova. Una bossa nova in origine. Ecco, c'era come... Dopo l'abbiamo un po' adattata con qualche accento diverso proprio nell'incisione, però nasceva come bossa nova. E fare una bossa nova nel ballo non è che fosse proprio una cosa nel genere della... Non dire niente, no? Resta tra noi, non ti preoccupare. Allora, Fio, no, dicevo, questa canzone... questo brano ha uno sviluppo veramente, come ha detto Fiorenzo, che ha un mondo brasiliano, un mondo in stile proprio alla Toquinho, per capirci. E adesso capirete perché, perché ve lo fa ascoltare, e quindi questo mondo arriva. Sottovoce, Fiorenzo Tassinari. Lorenzo Tassinari! Woo!
Grande Fio. E abbiamo appena cominciato, andiamo, che abbiamo cominciato adesso. La notte è lunga, avremo ancora cose belle da raccontarci. Fiorenzo Tassinari. Maestro. Allora, è veramente straordinario. Straordinario il suono, straordinario l'esecuzione, bello l'emozione. Dietro con i musicisti siamo dietro le quinte, no? Commentiamo, ci raccontiamo un po' queste cose. La cosa che ha detto chi sta per arrivare sul palco è veramente molto bella. Invito, e poi ve la dico, invito qui su questo palco Andrea Barbanera. Ciao a tutti, Gatteo. Ciao Moreno. Allora, entrare dopo questo momento di alto livello di musica dopo Fiorenzo è veramente difficile. È veramente difficile, però è bello. Siamo in Piazza della Libertà. Viva la Piazza della Libertà! Sei solo? No, cosa devi fare? No, dimmi te. Manca una figura femminile, direi. No, perché mi hai detto, guarda che voi siete una coppia, tu e Fiorenzo, e anch'io arrivo come coppia, però ti vedo solo, dovremmo fare... Sapevo che però erano una coppia loro due... No, siamo una coppia musicale, evidente, una coppia musicale. Insomma. Pamela! Ecco, vedi, qui abbiamo proprio anche un mondo del liscio che diventa coppia. Buonasera, artistica Gattel. e coppia nella vita, e quindi a voi questa... speciale vita musicale e artistica. Prego. Grazie Moreno. Allora, tiriamo subito su a tempo di polca. Salutiamo anche la nostra etichetta discografica Galletti Boston, Anna Galletti che è qui. Signori, la casetta del mio paese, vai! La tradizione, Casa Castellina Pasi. 3 ali del pensiero, ai tempi di un passato che non ho mai scordato, rivivere così la prima gioventù, la casa e il focolare, un amore che non c'è più. Ti porto sempre nel cuore, casetta del mio paese, dove felice con te vivevo senza aver pretese, come un amico gentile, il campanile della chiesa, mi risvegliavo al mattino con la campana festosa. Casetta del mio paese, così Gatteo. Sera già il babbo dal lavoro con la sua bicicletta ritorna a casa in fretta, lo vedo come allora felice di restare un po' con la famiglia per potersi riposare. Ti porto sempre nel cuore, casetta del mio paese, dove felice con te vivevo senza aver pretese, come un amico gentile, il campanile della chiesa, mi risvegliavo al mattino con la campana festosa. Andrea Barbanera. Un amico gentile, il campanile della chiesa, mi risvegliamo al mattino con la campana festosa. Casetta del mio paese, grazie. Sì. Pamela. Andrea. Allora,
Adesso dobbiamo fare un cambio veloce con gli strumenti. Esatto. Fate un applauso ad Emanuele che porta subito l'asta. Io prendo la mia, tu ti lascio in compagnia di... Ho un assistente speciale, di questi quattro amici, sono solo quattro, guardali, solo quattro, veramente. Prendo l'altra fisarmonica. Chiamerei qua il nostro Filippo Allegrucci, che vedrete nei prossimi giorni in spiaggia, che mi dovrebbe portarmi la fisarmonica. Grande Filippo! Grazie. Allora... Grandi, ci siamo? Ci siamo? Allora facciamo così, intanto che si prepara. Le mani della piazza a tempo con noi, vai. Signori, questa è la mini polca. Pamela, pronti? Ci siamo? Bravissimi, complimenti, veramente, ragazzi. Cosa succede? Che succede? Yeah.
Andrea Barbanera, Pamela. Tra l'altro io non vedo l'ora che arrivi luglio, Pamela. Tu lo sai, eh? Eh sì, quella sarà veramente, veramente bella. Allora, lo dico mentre chiamo Riccardo. Riccardo. Facciamo subito un passaggio. Subito un passaggio. Vieni Riccardo. Ambrogini. Ambrogini, ecco Riccardo. Io ricordo Riccardo ai tempi dell'Orchestra del Cuore, con Gigi Chiappin, quando abbiamo qualche volta suonato insieme. E quando ti ho visto oggi arrivare a sorpresa, ho detto ferma un attimo, allora la fisarmonica non l'hai con te, perché eri venuta a trovarci. Ha suonato lei con le cinte giù per far suonare te, infatti ha tribolato un po', ma... Ma che bello, fate che un bravi. Applauso a Pamela. Ecco. Allora, bene, mentre Pamela... grazie. Ha fatto questo, no? Vieni, vieni con me adesso. Andrea se ne va. Andrea se ne va. Salutate Andrea. Ciao Andrea. Pamela resta con me perché in luglio sarà protagonista assieme ad altri 7 cantanti del mondo della musica da ballo del Festival di San Liscio con Claudio Cecchetto e con Paolo Vallesi, con Manuela Villa, con tanti altri artisti. Il 3-4 luglio, ricordatevi, a Gatteo Mare, nella settimana che poi è quella della Notte Rosa, Pamela sarà in gara in un festival di San Liscio. Una bella prova, ma sono felice che tu abbia accettato. Non è da tutti e tu l'hai fatto con molto entusiasmo. Grazie Pamela, a prestissimo allora. Grazie, grazie a tutti. Ciao Pamela. Allora, Riccardo, a te. Cosa lanci? Un bel classico. Zerbino. Toscano? Sì, eh. Sì, Ha dedicato agli amici di Fucecchio. Ehi. Thank you.
a te, grazie di essere arrivato oggi a sorpresa, ma grazie, veramente, grazie. Grazie. Allora, un altro musicista particolarmente legato a Gatteo Mare, a Fiorenzo Tassinari per averlo seguito fin da bambino, Samuele Bazzella, direttamente da Brescia, ma più che altro dalla sua Sardegna, per sempre, Sardegna forever, Ranieri, il vostro idolo, Riva, però Ranieri gli va lì, no, come Riva no, assolutamente, però insomma, anche Claudio, insomma, Ranieri ha fatto un bel lavoro, Però Riva è sempre nel cuore, Riva è nel cuore, dai, forza Casteddu! E per Casteddu, i pip? Questa non te l'aspettavi, Allora, cosa fai ascoltare? Mia poesia. In forma, ti vedo, dai, così ti voglio, benissimo, resta con noi, poi ci si vede, tu resti qua adesso un po', e cosa, domani anche, domani sera, non so come, ho capito, va bene, benissimo, sei dei nostri, bene, allora, a questo punto della serata, sono qui, cosa urli? Buonasera, scusi,
Grazie. Signor Conficconi? Ho capito. E lei? Sì, sono io. In arte Moreno il Biondo? Sì. C'è posta per lei. Cioè? Lei non guarda la televisione? No, non c'ho tempo. Ah, non... No. Quanti figli c'ha? Due. Allora la guarda un po', perché se non guardasse la televisione... Una volta dicevano così... No, scusi, signor... Devo tenere la bicicletta. Guardi, c'è anche il cavalletto, è moderna questa qui. Non è elettrica, però è leva. Dimmi, cosa... Cosa vuoi? Non le devo vendere niente, stia tranquillo. No, anche perché non ho ordinato niente, non compro niente, non... Lei è sicuro? Sì, io non devo avere... Lei ha già comprato, signor Conficconi. Sì. Non faccia il furbo. No. Ha firmato già. No. Sì, sì, sì. Assolutamente. C'ho la prova. Adesso guardi. Tanto le va bene che c'è due gatti. Anzi, due... Era... Una volta era solo Teo, adesso ho fatto la fidanzata, sono proprio due. Ecco. Tina e Teo. Ecco, quindi... E te chi sei? Cioè... Tina, Teo e... E Tao, ecco. Guardi. No, sì, no, sì, aspetta, sì. Aspetta, aspetta, perché ancora... Non ho falsificato niente. No, 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 aspetta, aspetta, cos'è? No, ho capito, no, l'ho vista, adesso ho capito cos'è. Ah, ecco. Però non è posta per me quella lì. Come no? No, perché io non ho ancora... C'è la mia foto. C'è la sua foto, eppure così, che dice, sono stato io! mi manda a Portofranco. Non compro niente, te l'ho già detto. Guardi che l'IVA c'è però, eh. Ah, non è Portofranco, è una... ecco. Lei c'ha da fare dal 13 al 22 marzo 20? Niente, sono qua a casa. No, no. No. Lei dal 13 al 22 di marzo 20 25. Porca vacca, già il 20 25. Osa passo Ioni. Salutiamo il Piemonte così. Ecco. Non si sentiva che eri piemontese. No, no. Basta. Allora guardi, la Portofranco ci ha organizzato una roba bellissima. Fai al plurale, ho capito. Sì, però, sì. Va bene, va bene. Sì, perché ha detto che mi offre. Va bene, va bene, me offre anche a me. Va bene. Andiamo a pregare prima, perché quello non guasta. Ha detto che lei è stato un po' qui. Bricconcello. No, no. La portano da Padre Pio. Quello sempre. Ecco. Allora andiamo prima a rimettere tutti i peccati a San Giovanni Rotondo. Benissimo. Poi mettiamo una pietra trombale su tutto. Ecco, una volta che ci hanno perdonato, partiamo facciamo con la condono. Partiamo con la Bagnarola. Partiamo con la Bagnarola. Sperabile di no, comunque prego. Una bella Bagnarola, la porto a fare un giro che lei manco se l'immagina. Quanto ci mette a dire una cosa concreta? Andiamo, prima di fare San Giovanni Rotondo, poi andiamo in Grecia, andiamo in Turchia, li facciamo ballare, li facciamo divertire. Telefonate a Moreno, no, a Moreno dalle 3 alle 6 del mattino e vi offre la crociera. Ecco, visto che c'era posta per lei, grazie, arrivederci. Andate sui social a vedere tutto e venite con noi in crociera. La ringrazierei, signor... lei comunque deve rispondere, c'è posta per me, ecco, c'è posta per me, va bene, guardi un po' di più la televisione. Sa, arrivederci. E dove vai con quella bicicletta? Vado a San Giovanni Rotondo, mi devo incominciare. Buon viaggio, salutiamo Marco la sua bicicletta, e bene, smettiamo, cercheremo di capire meglio col tempo, il tempo ce l'abbiamo per... ma c'è anche la Morgana qua, ho visto che c'è la foto sua, va bene, comunque avremo da raccontare, è lì, facciamoci un saluto e basta, stasera basta, basta così. Allora, Matteo Bensi, dove sei Matteo? Dove Eccolo. Sei Matteo? Matteo buonasera Bensi. A tutti. Matteo Bensi. Buonasera. Matteo Bensi, grazie. Buonasera Bensi. Moreno. Perché ridi? Rido perché dopo 5 anni, come dico sempre, mi hai aperto le porte della Romagna. Sì. Voi non mi crederete, signori, ma so cosa devo fare. È incredibile, con Moreno non lo sai mai, ma è anche il suo bello, quindi veramente non sono abituato a sapere cosa devo cantare. Allora vado via. No, sei stai già tutto, qua. Sei già tutto. Stai qui con me, stai qui con me. Facciamo come abbiamo detto prima, vedi che non mi trovo. Lassù il cielo è una coperta ricamata, la dedico a tutti voi. Fatemi sentire Gatteo! Così vi vogliamo! L'orchestra! Buonasera! Non posso non dedicarvela a questo. Il cielo è una coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare
cantare a te la serenata, con gli strumenti e con la compagnia. Tutti, lasciatela vedessi quanto è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, e l'ho pitturato io quel suo bel viso. Guarda i telefoni che bello, sembrava un angiolino del paradiso. Tutti ragazzi, fatemi un regalo e lasciatela. Grazie, grazie davvero. Non invidio i fisarmonicisti. No, eh? Cioè, tutte le volte devi tirare su sta cosa. Questo è un grande onore per me. No, per me invece è un gran peso. Grazie, amore. Non cioè, potevo non portare la fisarmonica a Gatteo, vero o no? Ale. E allora... Anche per me è un peso. Ci sei? Sì, sì, assolutamente. Hai vista? Sì, sì, la prendo subito. È la tua? È la mia. Ah, perfetto. Scusate. Ce ne sono tre o quattro là dietro, ho preso la prima. Elami, non ti sei sbagliato. Largo. Ma comunque tirar su una fisarmonica so e zo, total seri. In teoria dimagrisci, ma con me non funziona. Un brano del quale sono innamorato, che ho scoperto per la prima volta qui a Gatteo, della tradizione bolognese, Grande Amore. Lo dedico a tutti quanti voi. Eccolo qui. Arrivo, eh.
Matteo, io resto qui, ma tu restando lì, credo, perché dietro ho visto che c'è una persona, io conosco, però non conosco bene come la conosci tu. Mi quindi... fai solo mettere la giacca? Dai, lo presento così, poi metto la giacca. Sì, sì. Questa sera è venuto a trovarmi un carissimo amico che tutti quanti conoscete e ha la mamma che festeggia proprio oggi 90 anni. È uno degli attori di teatro popolare più importanti d'Italia, è la famosa Mabiglia dei Legnanesi. Lo accogliamo con un applauso, Enrico Dalceri. Oh oh oh. Ciao a tutti, ciao a tutti. Me l'ha fatta, mi ha detto ti porto sul palco, c'era riuscito, eh? C'era riuscito. Mi rimetto la giacca. Gatteo Mare ringrazia, la capitale del liscio ringrazia questa discesa dalla Milano. Ci voleva la scalinata per Mabiglia, però. No. Magari, chissà, il prossimo anno potremmo. Ma dai, mi volete qua il prossimo anno con la compagnia? Oh, là! Chissà, vedi, la vita è fatta di la queste cose. La vita è strana. Mi stavo complimentando con Moreno perché veramente avete creato veramente una storia con questa cosa qua della festival del liscio tutta settimana qua. E complimenti vivissimi perché veramente io vedo che si balla nelle strade, si balla in spiaggia, sì, si balla dappertutto, manca solo di ballare in bagno. Oh, che ragionamenti, no? Ascolta, ma proprio veloce la Mabiglia cosa direbbe? Mabiglia, hai visto quanta gente in questa piazza? Mamma, quanta gente, Moreno! Dai, non fammi far figura. Ascolta, ma sei già alto, perché stai sul pulpito? Vieni giù con me, va.
Però Moreno, posso rubargli proprio un secondo solo? Assolutamente sì. Robby, mi daresti un re maggiore, per favore? Perché lui non vuole. Il re maggiore con dei fiori o con... Re maggiore... Perché lui è un artista poliedrico e canta. Ha una vergogna incredibile perché dice non so le parole, non me la sono preparata. Allora, se viene bene farete un applauso grandissimo. Se viene male, lo stesso, perché fra sei mesi è Natale. Rischiate. Re maggiore, comincio io. Cosa fai? Tranquillo, così, così ti abitui come facevo io. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore, nella gente come me. Al mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Fatta. Tanti auguri alla mamma. Grazie, grazie a voi. Moreno. Buona serata, buone vacanze. Abbiamo lanciato un messaggio. Chissà, queste cose possono portare a momenti altrettanto belli che possono accadere. Qua giusto. Gatteo siamo pieni di sogni, quindi tutto può succedere. All'anno prossimo. Ciao. Grazie Enrico. Ciao. Grazie ciao, Moreno. Enrico. Ciao, grazie ciao, a tutti. Ciao ciao. Ciao. Grande. Ciao, ciao, ciao. Adesso chiamiamo Chiara. Chiamiamo la Chiara. La Chiara. La introduciamo già con l'intro proprio, eh? Vediamo. Pier, parti, dai. Io così. Allora, vorrei chiedere un applauso per la nostra voce femminile, la mia cantante, Chiara Boschero, la nostra buonasera, veneta. Gatteo! America di Gianna Nandini. Partiamo un po' rock. Vai Chiara! So, so, le mani dove sono? Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò e troverai, mi hanno sempre detto troverai, per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede, e allora carezzo la mia solitudine. Vai Chiara! Vai Gatteo! Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi sognare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Vai Chiara! E fammi l'amore! Forte, sempre più forte, come fosse l'America. Sì, fammi l'amore! Forte, sempre più forte, Dio, sono l'America. Il sax
troverò. Ora che ti accarezzo, troverò, trova, dice. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno è da sempre nella sua solitudine. E regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere, chiedere, chiedere. Tutta la piazza! Lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fatemi volare! Lui che scende e che sale, si sente l'America. Grazie. Grazie mille. Due parole, volevo ringraziare... Ecco, eccolo qua. Ciao Moreno. Bene, ben alzato. Grazie, grazie Moreno perché ci teneva a farmi fare un brano. Sì, anche se non era previsto, infatti sono un po' in disabilità, ragazzi, però spero di essere andata bene perfetta, lo stesso. Perfetta. Però sono in tema. Sei in tema. Romagna. Romagna. Che si sveglia col sorriso ogni mattina. Quindi dai. Bello, bello, in tema. Grazie Gatteo, è sempre bellissimo tornare qua, veramente, grazie di cuore. Grazie, grazie Moreno. Ciao, Chiara. Grazie ragazzi. Ciao Matteo. Grazie sempre, grazie davvero, grazie a tutti voi come sempre per l'accoglienza. Ciao. Allora, siamo nello sprint finale, uno sprint finale che comincia con Alessia Dal Cielo che entra con il suo verde smagliante. Speranza. Come direbbe Pascal Vice Domini, nel mito di Gloria Guida. Così. Vabbè, no, Guida. Adesso, mi ricordi Gloria Guida? Adesso faremo Nel mito dei Mattia Bazar. Brava, Nel mito dei Mattia Bazar. Cantiamo i più grandi successi dei Mattia Bazar. Allora, prima di questa canzone mi hai fatto venire in mente una comunicazione che dovevo dire prima perché magari qualcuno è andato via. Visto il grande successo che c'è stato in spiaggia, perché in spiaggia ragazzi abbiamo fatto una giornata straordinaria con tantissima gente, non succedeva forse dalle prime edizioni, allora abbiamo deciso di farne uno in più. Faremo una spiaggia in più. Quindi balleremo in spiaggia anche il sabato. Quindi resteranno fisse le due date di giovedì e venerdì e balleremo in spiaggia anche sabato e vi diremo dove. Chi è che dice viva laggiù? Vai! È il nostro fonico che esprime la sua gioia. Sì, anche noi. Va bene, vai. E allora arriva Alessia Dal Cielo, sempre a suono di disco music. Vai con le mani. Te
un'ora d'amore non so cosa farei. Na, 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 na. Per poterti sfiorare non so cosa darei. Ah, ah, ah. Chiudo gli occhi senza te. Le serate non finiscono mai. Sole giallo, mare blu. Non vorrei farti restare così. Ricordo d'estate di più. E per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Ta 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 ta. E per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Per un'ora d'amore non so cosa fare. Poterti sfiorare non so cosa darei. Ah, ah, ah. Chiudo gli occhi, ti vorrei. Non nei sogni ma così come sei. Sole giallo, mare blu. Che risvegli ora che manchi tu. Aspettarti e sapere che ormai. Energia pura. E Fiorenzo adesso lo ricordiamo prima di fare una cosa assieme a lui, perché mi manca adesso il duetto con Fiorenzo. Chiuderemo con quello e poi con un finale a sorpresa. E, no, dicevo, no, dopo. Adesso è lui, però se stai qui mi fa piacere, perché lui adesso esegue la polchissima. E quindi ragazzi, l'omaggio di Fabio Barbero a questo grande assolo che è diventato il brano irraggiungibile dei sassofonisti. E anche davanti, vieni, vieni il fonico, il nostro Antonio Patanè. Quindi Fiorenzo, che non era previsto, guarda, guarda, è in forma, ho capito io, ok, vieni qua, vieni qua. Prego, si accomodi. Lui è giovane e forte. Io ormai sono in preda al rincoglionimento totale. Quindi vediamo cosa succede. La polchissima! Mm.
duetto che non ti aspetti, la grande sorpresa della serata. È la piazza della libertà che conosciamo. L'applauso della gradinata. Tribuna Ultras. Ragazzi, bellissimo, straordinario, straordinario. Allora, siamo nel finale e io volevo a questo punto fare una cosa con Fiorenzo. Io e te, questo è il microfono che lasciamo al nostro Emanuele. Ecco, io uso questo. Allora, Fiorenzo, guarda, abbiamo scritto tante cose assieme, abbiamo fatto tante cose assieme, però il legame che abbiamo verso la musica di Secondo Casadei è straordinario. E direi che potremmo fare un valzer di Secondo Casadei, senza andare a toccare le nostre cose, ma andare a toccare quelle che sono le note di chi ci ha guidato e ci ha appassionato in questa nostra vita musicale. Il brano si intitola Giampiero e lo dedichiamo a tutta la famiglia Casadei. Thank you.
vorrei attorno a Fiorenzo tutti i protagonisti di questa serata, quindi sì, una Romagna Mia, vieni qua, vieni, no, Romagna Mia originale, in versione maschile, che tu conosci benissimo, canterò io questa canzone adesso per te, lo faccio per te. Sì, perché io la parte femminile devo leggere. No, perché la voglio cantare io per te. Sì, io non so se sia una minaccia. Io penso che però devono raggiungerci tutti quelli che ho chiamato, ragazzi, venite qua davanti tutti. Tutti quelli dietro, si dice, davanti. Sì. Quindi? No, ma tu mi stai provocando. No. Tu mi stai provocando, perché quando io ero piccolo mio padre mi ha detto una cosa importantissima nella vita. Aspetta, sto vedendo che ne arriva uno col conto. Ah, venite, venite, non abbiate paura, è perché siamo in chiusura. Sì. Venite ragazzi, venite, anche Fiorenzo deve fare il monologo. E poi dopo... Eccoci! Faccia il monologo. Tuo padre, dicevi? No, una cosa che non è riferita a te. Ah, in dubbio. Ecco, era una cosa, mio padre mi ha sempre detto, nella vita mai parlare con gli stupidi. Quindi? Primo, perché ti portano al loro livello. Sì. Secondo, perché ti battono con esperienza. Sì, questa è la registrazione di questo momento alto, questo è il momento altissimo proprio della serata. Ricordo molte altre cose che non posso dire. Neanche le vogliamo sapere, e quindi, anche perché la settimana è lunga. Mi disse, quando arriverai a una certa età, Fio, ti renderai conto che quello che succederà non dà dolore, ma dà un dispiacere immenso, è vero. Allora... Questa chiusura bellissima con tutti noi che amiamo Fiorenzo Tassinari, con una Romagna Mia, tra di noi, con voi, insieme. Forza Burdel, insieme anche Emanuele, vieni qua, mettiti al pianoforte, vieni al pianoforte Emanuele. Venite qua, 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 vicini, vicini. Matteo al pianoforte. Vieni, vieni. Tutti, tutti. Allora. Volevo salutare Fulvio Bertolini, sei ancora lì, perché sono preoccupato, perché non l'ho sentito per niente. Ci sei Fulvio? Ok. Icaro, tutto a posto? Benissimo. Allora, Antonio c'è? Sì. Non ho sentito la voce stasera. Ecco. Un attimo di silenzio, scusate, silenzio. Ecco, perfetto. Romagna Mia! Chi è? Chi è? Ma no... Ho letto un cartello stamattina che hanno lasciato a casa tua, non so se sia tua moglie o meno. E c'è scritto per il Corriere. Lei lo metta pure dentro. Mio marito è fuori. Faccia piano perché la bambina dorme. Non so se... Romagna Mia! Alla voce Frank David. Sento la nostalgia di un passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Tutti insieme! Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso Matteo!
mia in fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella Agateo mare. Tutti! Romagna mia, lontan da te non si può stare. Quando tutti qua davanti che facciamo una foto, ragazzi, per tutti qua. Venite qua tutti insieme, anche l'orchestra, tutti quanti insieme, ragazzi, serata bellissima. Ciao, ci conviene andare alla luce. Bene, andiamo alla luce. Ciao a tutti, ciao, facciamo una foto insieme e facciamo una foto qua, un po' sotto, ragazzi, e un po' sopra, un po' sotto qui. Venite, benissime, le donne, donne davanti. Bravo Marco, bravo Marco. Donne davanti. Dov'è Ray? Donne, giù, 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 proprio giù, 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 giù. Fiore! Rossella davanti. Rossella davanti. Donne davanti, maschietto dietro. Allora. Ci siete, ragazzi? Pronti per la foto? Vieni, vieni, Emanuele. Vieni anche te con noi. Dai. Ciao a tutti! Buonanotte! Grazie a tutti, buonanotte! Manca Antonio qua, dov'è? Buone vacanze!